Abbiamo accolto i nostri figli con amore, perché è tutto lì. Perché se vuoi bene a tuo figlio, tutti questi schemi, tutti questi pregiudizi, li butti via, spariscono. Devi arrivare a capire questo, ci vuole un certo periodo. Perché quando lui me l'ha detto, prima di essere accogliente come avrei dovuto essere, ci è passato del tempo, perché ho dovuto lavorare su me stessa, crescere, buttare via gli schemi e crescere e vederlo dal punto di vista di mio figlio per quello che è e per quello che l'avevo educato, che, di cui io mi sono poi vantata, mentre prima avevo quasi vergogna, perché c'era la vergogna di avere un figlio così, la vergogna delle persone all'intorno che ti dicono: io c'hai il figlio omosessuale, ma come mai? Quello lì è con quei gesti così, perché mi è successo, e la paura di avere un figlio che nel futuro, e c'è ancora nei genitori, nel futuro avrà da affrontare una vita più difficile, nel senso che esiste la discriminazione, c'è ancora adesso, non come allora, ma c'è, anzi, si sono creati degli anticorpi. Una volta che noi abbiamo messo in giro la voce, ci siamo resi visibili, i ragazzi stessi si sono resi visibili, sono nati gli anticorpi contro. Difatti è nato la GAPO, cioè l'associazione. Quindi, parafrasando anche il nostro logo, l'associazione che dice che no, l'associazione dei genitori, noi possiamo guarire i vostri figli. E lì altra battaglia che abbiamo fatto. Okay. Per fortuna adesso gli psicologi a livello nazionale hanno preso una posizione, mentre prima non avevamo neanche questa possibilità. Andavi dallo psicologo, se lo psicologo era uno che diceva che si può guarire, cercava di guarire. Allora io dico che è bello, sì, è giusto andare dallo psicologo, magari insieme al figlio, se lui vuole, oppure se serve a crescere, a capire e a rendere più serena la situazione. Perché quello che noi abbiamo vol sempre voluto era proprio di dare la serenità nella famiglia. Se tu aiuti i ragazzi, facendo informazione, eccetera, aiuti anche la famiglia totale, perché nella famiglia poi, io ricordo nel libro, ci sono altri figli, quindi non bisogna poi a un certo punto puntare tutto, cosa che succede, Maro, a un certo punto proteggi magari di più quello che dici, poverino, è in Senti come se situazione fosse difficile, indifeso. ti do di più. No, non è giusto, perché anche lì è una discriminazione. E quindi bisogna tener conto anche di tutto il resto della famiglia, che io dico nel libro, in quel momento lì era diventata veramente in una situazione di nevrosi totale, perché non si riusciva più a capire poi lui era tremendo. Io un giorno sono andata per lavoro in una scuola, lì era il liceo classico, e c'era la bacchetta con scritto, tutto uno scritto, sono frocio, cioè, allora, quindi, 17 anni, mi sembra di essere. ecco. Allora poi dire io sono Allora, frocio era. condannarsi. Lui però non ha avuto grande discriminazione perché era un liceo classico, quindi io vi dico che c'è una differenza enorme fra tipi di indirizzo scolastico. Quindi passiamo dalle scolette triennali, biennali così, ai licei. Il liceo classico è più frequentato da ragazze, quindi c'è più accoglienza, c'è più. Ma accoglienza non come tolleranza, ma proprio Di capire. capire la persona e per quello che sei, sei così, mi va bene, eccetera. E